Imbarazzante falsificazione. Credere che questo è vero significa essere addormentati. Falso spazio per bambini, ridicole nuove tute spaziali e altre sciocche amenità della falsa passeggiata spaziale nell'infinito vuoto simulato di una stupida favola di fantascienza. Il video è originale ed integrale. Trovate il link nella descrizione. Faccio avanzare velocemente alcuni spezzoni per non rubare il vostro tempo prezioso. Se non inserire qualche commento, magari riuscite a comprendere. Qualcosa non funziona. Il boccaporto sembra abbia difficoltà ad aprirsi. Ricordate il ridicolo boccaporto flessibile? Sulla pagina web www.tinelli.eu cercate ISS boccaporto flessibile. Quindi cosa fanno in questi casi se sono in diretta? Quello che hanno sempre fatto, interrompere le immagini e passare alla sala di controllo. Quante volte abbiamo visto interrompere le trasmissioni nel momento cruciale degli avvenimenti che non possono avvenire nella realtà? Cercate SpaceX e l'atterraggio sulla zattera per i creduloni. In realtà è la sala delle menzogne, loro vedono quello che non vediamo e iniziano la loro narrativa. In questo caso raccontano le loro spiegazioni che è possibile aprire il boccaporto manualmente o automaticamente e ovviamente raccontano che lo stanno aprendo manualmente. Ma stanno vedendo o stanno immaginando? Poi arrivano con la notizia che hanno aperto il boccaporto. Notizia meravigliosa. Velocizzo il video, ma guardate quanto tempo è passato dalla notizia meravigliosa. Nel frattempo mostrano il pubblico come fossero allo stadio per il test scientifico della prova delle nuove tute. Se credete di aver assistito all'apertura del boccaporto, sappiate che è avvenuto solo nella vostra immaginazione. Attenzione allo stacco della telecamera con l'interruzione delle immagini. Qui sta per succedere qualcosa, attenzione! Adesso rivediamo al rallentatore. Il glitch è solo sull'immagine dell'astronauta, ma tutto il resto rimane perfetto. È solo un editing video fatto con i piedi, ma non con la testa. Con gli editing live succede facilmente. Cercate glitch live. Vi lascio scorrere le immagini del video e fate voi se credere o meno. Nel frattempo desidero riportarvi con i piedi per terra e ricordarvi che non è possibile che una tuta, come avete visto, abbia praticamente le identiche conformazioni sia nel vuoto dello spazio che a terra, come vedete in questo filmato del rientro dell'astronauta Anna Menon. Osservate anche la faccia e le espressioni. Se credete che sia una persona che ha fatto un test scientifico, vi stanno ingannando. È semplicemente un'ennesima persona posseduta. Per chi ama prendere coscienza di cosa è il vuoto dello spazio, invito a leggere sul libro Il Risveglio a pagina 103 Falsificare lo spazio, il vuoto. Trovate anche il video veramente dettagliato sotto la voce Vuoto nello spazio e l'Apollo 11. Poi per chi desidera andare oltre ai credo religiosi, politici e altro, questo mese di settembre 2024 è uscito il secolare Nuovo Ordine del Male. A voi! La libertà di indagare liberamente o continuare a rimanere incatenati al sistema menzognero. Un saluto!